Diego Fusaro è con noi. Diego, buongiorno. Benvenuto, Diego. Un caro e mesto saluto a tutti gli amici di Radio Radio e a voi, cari amici. Oggi devo dire che oggi questa volta il saluto è caro come al solito, ma in aggiunta a ciò è anche mesto. Mes trattino to. Scusatemi per questo gioco di parole che è volto solo a sdrammatizzare una situazione che altrimenti è veramente tragica. È veramente tragica, purtroppo, bisogna esserne consapevoli. Diego, noi abbiamo sentito poc'anzi il professor Malvezzi, invitiamo le persone che ci ascoltano, che ci rivedono anche nelle nostre, diciamo, nel nostro podcast, come si chiama adesso, no? Online, audio e video. Invitiamo ad andare a vedere cosa ha detto il professore sulla questione MES o non MES, insomma è un disastro, ecco, andatevela a vedere, perché così chi non lo ha sentito in diretta può chiarire. Ma con Diego vogliamo sia parlare di questo, ma anche di questa cosa che tu hai questa mattina ben spiegato nella tua pillola quotidiana, anch'essa ovviamente si può riascoltare online nel Radio Radio TV, nel nostro portale YouTube Radio Radio TV e anche nel nostro portale online radioradio.it. Tu hai spiegato bene una cosa importante, cioè ma vogliamo guardarci intorno, vogliamo renderci conto che ci stanno umiliando? Diego, un popolo come il nostro, operoso, che ha fatto la storia dell'uomo, un popolo, la culla del diritto, la culla di tutta la cultura, le nostre città d'arte piene di cultura, piene proprio di voglia di progresso. Il progresso nasce qui, nasce nel Mediterraneo, nasce in Italia, i nostri monumenti straordinari, la cultura, la creatività, la forza, e l'Italia che è un paese contributore netto da anni, da 30 anni facciamo avanzo primario, cioè noi godiamo delle ricchezze che produciamo molto meno di quelle che produciamo, cioè noi produciamo le ricchezze e ne godiamo per poco più della metà, il resto lo diamo agli speculatori, il resto lo diamo all'Unione Europea, il resto lo diamo a signori, a soggetti che contano molto meno di noi, che fino a pochi anni fa erano barbari e che oggi ci insultano sui giornali, ci insultano nelle sedi istituzionali, ci dicono i soldi non ve li diamo, ma sono i nostri, disgraziati che non siete... Scusami, sto un po' infermo. Ecco, tu stamattina, con un linguaggio ovviamente al par tuo, un linguaggio perfetto, hai chiarito che l'italiano deve svegliarsi. Ecco, Diego, io adesso ti lascerei la parola per qualche minuto proprio per spiegare meglio questo concetto, cioè noi siamo insultati quotidianamente, ma non ci siamo ancora accorti in che casino ci siamo messi, in che troiaio, come dicono i toscani, ci siamo infilati, ma ci siamo resi conto che abbiamo messo le mani... In che troicaio, bravo Diego, esatto, bravo. Ecco, ma vi siete resi conto dove ci siamo infilati? Ci siamo legati mani e piedi nei confronti dei nostri aguzzini, di quelli che anche lo scorso secolo volevano conquistarci e ne siamo usciti fuori e adesso siamo ricaduti nella trappola, che però è finanziaria. Diego, ecco, tu che sei uno studioso, hai studiato la storia, la filosofia, perché solo chi non ha studiato la storia, solo chi non conosce la filosofia può non comprendere quello che sta accadendo e quello che accadrà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Ma noi possiamo ancora farcela, ma con la consapevolezza. Quindi abbiamo bisogno delle persone come il professor Malvezzi e come Diego Fusaro, che ci spiegano e ci raccontano con calma e qualche volta magari anche arrabbiandosi, perché più Valerio che Diego rimane sempre più calmo nelle cose. Sono olimpico e atarassico, sai, caro Fabio. Lo so, esatto. Vuole sempre la lucidità e la ragione, anche in questi frangenti particolarmente mesti, sempre col trattino, mesti ed è per questo che ti chiamiamo, per ridarci un minimo di serenità e di analisi filosofica e storica di quello che sta accadendo. Prego. È proprio così, caro Fabio. In sintesi, cosa accade? Accade che l'Italia si trova in un'emergenza epocale legata al coronavirus, riceve supporti da paesi esteri come la Cina, la Russia e Cuba, e l'Unione Europea, che dovrebbe essere
il locus in cui l'Italia è a casa, un tempio di solidarietà, di fraterna amicizia, si rivela in realtà il nemico principale dell'Italia. E lo fa questa rivelazione come? Negando gli aiuti all'Italia e approfittandone anzi, come uso fare in guerra, per dare il colpo di grazia all'Italia. Le due opzioni che erano state messe sul tavolo erano quella degli Eurobond o quella del MES. Intendiamoci, tutte e due erano la vittoria dell'Unione Europea e non dell'Italia, perché anche gli Eurobond erano di fatto un trionfo dell'Unione Europea e un indebitamento ulteriore dell'Italia. Peggio degli Eurobond poteva esservi solo il MES, e infatti la Germania, i falchi tedeschi, come ora li chiamano anche i più esponenti del pensiero unico politicamente corretto, i falchi tedeschi hanno detto di no all'opzione Eurobond e hanno voluto direttamente il MES. Questo è stato richiesto, il MES, cioè il meccanismo europeo di stabilità, che significa né più e né meno che fare la fine della Grecia. Economicidio significa precipitare nel baratro, nella notte senza ritorno. A questo punto l'altra opzione, l'unica realmente percorribile, era uscita immediata dall'euro e dall'Unione Europea, riconquista della sovranità. Del resto, caro Fabio, se tu ti trovi a convivere con un signore, supponiamo in maniera paradigmatica, che quando guadagni e vanno bene gli affari ti prende parte del tuo profitto, e quando ti vanno male gli affari anziché aiutarti ti esorta a rivolgerti a un usuraio, evidentemente tu non cerchi di accettare quell'opzione, ma cosa fai? Ti liberi di lui e procedi da è solo. È proprio, Diego, questo, un'immagine chiarissima quella che tu fai, è proprio un'immagine chiarissima, fare, no? Finché tutte le cose sono andate, finché si trattava di prendere soldi, di interessi da strozzini, speculativi, tutto a posto, e noi abbiamo lavorato e pagato e abbiamo fatto avanzo primario e abbiamo dato una barcata di soldi di interessi a questi strozzini, va bene? Finché si trattava di fare tutto bene. Adesso che c'è un problema, che purtroppo la Cina ci ha esportato, e questo va detto, perché la Cina sì è fra quei paesi che ci aiutano, ma sì, è, insomma, però resta l'idea che occorra capire chi gliel'ha portato, sì, alla, sì, Cina, va bene, ok, problema, vabbè, questo qui questo è un dibattito scientifico. Capisco che il colpevole debba sempre essere il comunista dittatore, invece Washington deve essere sempre buona, però io esorterei una più pacata riflessione su questo tema, giusto, perché certo, come noi sempre facciamo, caro Fabio. No, certamente, ma infatti va fatta una riflessione molto più approfondita della mera apparenza, ecco, questo voglio dire, cioè la mera apparenza potrebbe non rappresentare la verità, però voglio dire cioè, adesso che noi abbiamo un problema, quelli che fino a ieri si sono arricchiti col nostro lavoro, con il lavoro della nostra forza, della nostra bravura, della nostra eccellenza, che si sono arricchiti prendendo proprio a mani piene, è presente proprio la visione di quello che ti fa goce, proprio quello del grassone che mangia, capito, a piene mani, anche se è sazio, non fa niente, continua a mangiare da te, adesso che noi abbiamo bisogno di te, tu vuoi continuare a mangiare, non mi guardi, non ti interessa di me. Ecco, questo è quello che Diego, molto più finemente di me, ha spiegato, ma che è proprio l'immagine, l'immagine che hai dato è proprio perfetta, è un'immagine di un Leviatano, Diego. Tra l'altro, caro Fabio, il fatto che sia come diciamo noi, che non siano tesi, per così dire, ardite e iperuraniche, è provato dal fatto che lo stesso Conte ha detto testualmente, ricorderai, no, il MES non lo facciamo, se l'Europa ci impone il MES a quel punto faremo da soli, ti ricordi? Certo. Dice queste parole. Sì, ma l'ha detto così, meno di una settimana fa. Certo. Solo che ormai siamo abituati a quello che io ho definito in una pillola su Radio, il visconte dimezzato, che è abitato da due personalità. C'è l'avvocato del popolo che dice no al MES, no all'Europa, e poi c'è l'avvocato dei mercati che invece dice sì al MES, sì all'Europa, sì ai mercati. Ecco, prevale a seconda dei casi una delle due parti del visconte dimezzato. Oggi pomeriggio, ieri già è prevalsa la parte cattiva, direbbe
Calvino, quella che di fatto ha già aperto al MES, quindi non all'uscita dall'euro. Vi annuncio già che alle 2 di pomeriggio interverrà oggi. E vi dico già in sostanza quello che dirà, è facilissimo da capire. Dirà che si farà il MES, ma si chiamerà in un altro modo. O meglio, vi dirà che giammai si farà il MES, perché si farà la stessa cosa, però chiamata con un altro nome, che sarà il MES Light, il MES Small, il MES Slim, il Lovely MES, ma avrà di fatto la stessa sostanza, mutato nomine, no? E Orwell ci insegna che spesso si cambia il nome alle cose, ma se ne mantiene. Vabbè, ma se tu un decreto lo chiami Cura Italia e nessuno ha ricevuto una cura sino ad oggi, è ovvio che tu puoi chiamare la benzina. Quando chiamarono la benzina verde, sembrava che la benzina verde fosse una benzina che uscivano i fiorellini dai tubi di scarico delle auto. In realtà, se non ci mettevi il catalizzatore o ce lo mettevi e non lo sostituivi dopo qualche migliaio di chilometri, dai tubi di scarico usciva una melma peggiore della benzina con il piombo. E però l'hanno chiamata benzina verde, hai capito? Quindi basta cambiare il nome ad una cosa o dargli la buona scuola, il Cura Italia, decreto liquidità, eccetera. Noi siamo tutti convinti che quella cosa rispecchi il nome che gli è stato dato. In realtà non è così. Tra l'altro, caro Fabio, se fossimo in un romanzo giallo di Agatha Christie, questo sarebbe il classico delitto perfetto, quello che riesce compiutamente all'assassino nel giallo, perché di fatto si accingono a firmare il MES chiamandolo in un altro nome e gli italiani sono agli arresti domiciliari, quindi non possono uscire di casa, anche quando finirà la quarantena ci sarà il distanziamento sociale, quindi non si potranno fare assemblee e di fatto sarà la vittoria assoluta del potere. Faccio notare a proposito del Visconte di Mezzato, il pirandelliano personaggio che è uno, nessuno e centomila in politica, che testualmente il sito adnchronos.com, quindi diamo anche le fonti, diceva qualche giorno fa: Conte, MES no, Eurobond sì, Gualtieri d'accordo con me. Bene, ieri sera la stampa di Torino diceva testualmente: Eurogruppo, intesa 5 sul pacchetto economico anticrisi, sì al MES con condizioni più leggere, no agli Eurobond. Cioè esattamente l'opposto di quello che si era detto il giorno prima. Quindi capite bene come il Visconte di Mezzato continuamente muti la maschera pirandelliana. Ora è per gli Eurobond, ora è per il MES. Considerate anche questo aspetto. A me ha colpito il fatto che moltissimi in queste ore stanno dicendo con la bava percolante alla bocca che chi come me e come voi dice che ormai il MES è fatto, anche se lo chiameranno altrimenti, perché se non possono chiamarlo MES è troppo evidente, diranno che ci sono le condizioni più leggere, che fa ridere, no? Perché magari ci saranno anche ora nell'immediato le condizioni più leggere, ma a tempo, un mese, riattiveranno il MES classico, quello per intenderci che ha condotto la Grecia nella notte senza mattino. Ma quello che mi colpisce è che moltissimi acefali e privi di logos continuano a ripetere che sono fake news quelle che stiamo dando, che in realtà non c'è nessun MES. Allora io cito un quotidiano, La Stampa, che non può certo essere tacciato di essere antigovernativo, che ripeto ha titolato ieri: Eurogruppo, intesa 5 Stelle sul pacchetto economico anticrisi, sì al MES con condizioni più leggere, no agli Eurobond. Questo è. Ora, è una fake news questa? Io mi sono basato su un quotidiano come La Stampa, che non ha fama di essere un propalatore di fake news, né di essere particolarmente nemico rispetto all'operato del governo. Questo è. Ecco, per chiudere ti chiediamo, Diego, una riflessione sul fatto che quindi le fake news non sono le nostre, ovviamente, ma per fortuna poi tutto quello che noi diciamo rimane registrato e a disposizione di tutti, del pubblico, nel mondo, sempre. E quindi andatevela a risentire, andatevela a vedere, poi i fatti ci diranno chi ha ragione o no. Ma c'è un fatto che è reale, che è quello che stavi dicendo, cioè che noi abbiamo uno nessuno centomila, Presidente del Consiglio che oggi dice una cosa, domani ne fa un'altra, quindi è una fake news a tutti gli effetti, e ci troviamo però poi che stanno rimettendo in piedi una sorta di Minver, di Ministero della Verità, sai, quello dei tempi, no? del fascismo, cioè, dove ci sarà un gruppo di persone, tutte in conflitto di interessi ovviamente, perché sono giornalisti di questa o dell'altra testata, che quindi hanno interesse che il concorrente sia dichiarato fake, ovviamente, che praticamente dovranno stabilire le fake news. Quindi noi da una parte abbiamo la parte governativa che dovrebbe essere
precisa, perfetta, cioè ci dovrebbe dire questo è verde, cioè come può Presidente del Consiglio, come può un politico di spicco, un ministro, dire una cosa e poi dirne un'altra il giorno dopo? Non dovrebbe essere un reato questo in un paese civile, in un posto civile. Ma semplicemente dovrebbe perché essere non riesce, un reato, non riesce a controllare anche quello che gli succede. Aspetta, ma è un reato, dovrebbe essere ma se io dico una fake, all'assurdo. Ma è assurdo. 2000 anni di ricerca filosofica con Socrate, Platone, Aristotele per capire cosa fosse la verità e adesso istituiscono la task force per le fake news che ci dice cos'è la verità e che silenzia chi non è allineato. Io mi immagino la scena delle tre croci innalzate, dato che siamo sotto Pasqua, la croce con Cristo, e qualcuno che chiede: ma qual è la colpa di quell'uomo lassù in mezzo? E il centurione romano che risponde: spacciava fake news, naturalmente. Ecco, siamo entrati in una situazione di questo tipo, cari amici, in cui ormai in nome della lotta contro le fake news combattono ogni narrazione non allineata alla loro. Tra l'altro, perché nessuno ha detto che ieri sera alle ore 22:48 precise e suonate Yanis Varoufakis, ve lo ricordate? Ma certo, uno che insomma di economia qualcosa capisce, di Unione Europea e dei suoi meccanismi mefistofelici qualcosa ha capito sulla propria pelle, ecco, ha detto testualmente, l'ha riportato l'antidiplomatico, aperte virgolette, Yanis Varoufakis: l'Italia è stata piegata, accettando il MES si è condannata alla depressione permanente. Yanis Varoufakis. Questo è il punto. Vi sarete chiesti perché ieri Conte doveva andare nelle sue direttine serali e non si è presentato? Casualità? Cos'è successo? Non ha avuto, come dire, il coraggio di annunciare pubblicamente quello che stava avvenendo? Cos'è accaduto? Ve lo sarete domandati. Io trovo utile riproporre anche a chi ci sta ascoltando le splendide parole cariche di poesia e di pathos di Ugo Foscolo, le ultime lettere di Jacopo Ortis, che diceva: il sacrificio della patria nostra è consumato, tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Ecco, e di fronte a queste parole loro invece ci diranno che non c'è il MES, o che c'è un MES light, o che c'è un POF, lo chiameranno magari diversamente, ma sempre di quello si tratta. La Germania ha imposto le sue condizioni e noi le abbiamo accettate senza dignità. Ultima delle beffe è proprio la costituzione di una task force per fare contro le fake news, cioè sarebbero le vere verità, cioè per far passare le loro fake news fanno una task force per zittire tutti gli altri, perché poi questa task force potrà premere un pulsante, spegnerti la tua rete, spegnere la tua connessione perché tu non vai bene. Stiamo tornando indietro di qualche secolo, Diego, e credo che noi dovremmo continuare, finché ci verrà consentito, almeno in tempo di pace, di dire la nostra, di spiegare la verità, di lasciare una traccia, un segno, così che noi, sia ora che nelle generazioni future, si possa sapere la storia, cosa ancora ha potuto scrivere. È proprio così, Fabio, è il problema di questa task force, che stanno approfittando del momento difficile, drammatico in cui versa il paese per stringere le cinghie del potere, per rimuovere le libertà e i diritti. Intendiamoci, l'emergenza coronavirus c'è, ma è altresì evidente che il potere cavalca questa emergenza per farci fare chilometri indietro e farci perdere diritti e libertà conquistate, perché è ovvio che in nome della lotta alle fake news diffameranno e silenzieranno ogni voce non allineata rispetto al verbo unico politicamente corretto. Questo è evidente. A loro non interessa colpire chi, supponiamo, dice una fake news come il coronavirus non esiste, oppure la ghigliottina che uccise re Luigi XVI non esiste. Usano questa scusa per colpire allo stesso modo tutti quelli che hanno interpretazioni poi diverse di questi fatti, evidentemente. Una sorta di patto trasversale per la verità, no? Come quello per la scienza. Grazie Diego, buona giornata. Però scusami, lasciami dire un'ultima cosa, dato che mi occupo di filosofia. Ricordate questo: la verità non si impone mai con la violenza o con le task force. Ricordatevi di Socrate, ricordatevi di Gesù Cristo. La verità si impone dolcemente, dialogando, senza costringere con la forza nessuno.
Beh, siamo d'accordo, non c'è dubbio. Fuori discussione. Ciao Diego, ciao Fabio, buona giornata anche a te.